Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Oggi la Chiesa celebra la memoria di Santa Maria Goretti, Vergine e Martire, che nella nostra diocesi, qui a Sermoneta, è festa, ma a Latina è addirittura solennità, essendo Santa Maria Goretti la patrona principale di Latina e del Lago Contino. Come tutti sapete, la nostra diocesi tributerà il doveroso omaggio a questa grandissima piccola santa, piccola grande santa, con il pellegrinaggio notturno, che come tradizione ormai da diversi anni faremo domani notte dalle 11 in poi, da Latina fino alla casa del martirio di Santa Maria Goretti, dove appunto si venera il luogo in cui questa grande piccola fanciulla, nemmeno dodicenne, ha preferito farsi uccidere, quindi spargere il proprio sangue, piuttosto che offendere Dio mortalmente. Ieri sera era l'ora santa, ricorderà, e come abbiamo meditato su questo punto, no? I nostri peccati sono costati a Gesù tutto il suo sangue, fino all'ultima goccia di sangue. Il mese di luglio è dedicato al sangue di Gesù, oggi è anche il primo venerdì del mese che ci ricorda il mistero d'amore sgorgante dal cuore sacratissimo di Gesù, e questo avere effuso completamente il sangue per noi chiede una nostra risposta. Vediamo che San Paolo dice che bisogna resistere fino al sangue nella lotta contro il peccato. Lettera agli Ebrei dice proprio così: non avete ancora resistito fino al sangue nella vostra lotta contro il peccato. Che significa? Significa che piuttosto che peccare, il sangue io lo verso io, il ricambio di quello che Gesù ha fatto per me. Così hanno fatto i martiri tutti. Sapete che i martiri sono stati posti nell'alternativa: o rinneghi la fede o ti uccido. E Santa Maria Goretti non era un problema di fede, ma è o calpesti il sesto comandamento o ti uccidi. Voi capite, mai come oggi, io l'ho detto, insomma l'ho ripetuto, la piccola Santa Maria Goretti è un esempio da assolutamente portare in giro, perché purtroppo, specialmente tra i giovani, virtù come la castità, la verginità, la purezza, come dire, a qualcuno li fa sorridere un po', qualcun altro insomma le ha completamente dimenticate. E non parliamo poi dell'altra, della modestia, insomma. Adesso le ragazzine, per la verità anche non molte ragazzine, cioè di come ci si veste decentemente non sanno più nemmeno dove sta di casa, no? Eppure Santa Maria Goretti lasciò delle testimonianze che furono come dire, trasmesse dal suo stesso aggressore, impressionanti. 14 coltellate, insomma, una bambina di neanche 12 anni, e dicendo al suo aggressore: se le sa che queste cose non si fanno, perché chi le fa va all'inferno. E guardate che andava all'inferno nel 1902 e va all'inferno pure nel 2018, oggi l'inferno non ci stessa più, perché i tempi sono cambiati e perché ci siamo voluti, è sempre la stessa la situazione. Io ricordo quando conobbi bene, per me Santa Maria Goretti aveva avuto un'importanza fondamentale nella mia vita, perché uno degli anni decisivi della mia esistenza fu il 1991, cioè il centenario della nascita di Santa Maria Goretti. Penso che vi ricordiate, fu l'anno in cui San Giovanni Paolo II, tra l'altro, venne a Latina, e fu l'anno in cui io partecipai alla giornata mondiale della gioventù, che avrebbe cambiato per sempre la mia esistenza e su cui poi, qualche tempo dopo, si sarebbe innestata attraverso delle vicende molto forti anche l'origine della mia vocazione. Quindi io ricordo con tantissimo amore, e poi Santa Maria Goretti era la parrocchia dove io sono stato per 6 anni, tornata a Latina dal 2006, ci ho terminato la mia formazione da seminarista, ho fatto l'anno da diacono e i primi 2 anni da sacerdote, quindi è tanto tanto cara. E ricordo bene che proprio quando era Santa Maria Goretti, cioè nel 2002, furono fatte tutte le celebrazioni del centenario del martirio, con degli interventi bellissimi che Monsignor Petrocchi, ora cardinale, allora vescovo di Latina, fece delle omelie stupende su Santa Maria Goretti, proprio evidenziando. Mi ricordo a Santa Maria Goretti ci facevamo le processioni del 6 luglio, e io facevo l'incarico dal padre, tu prepara tutte quante le meditazioni, andavo a prendere tutte le omelie di Petrocchi e le leggevo a spezzoni, perché sono bellissime, no? E proprio da uno straccio delle sue omelie lessi quella cosa che a me proprio mi sconvolse, e
penso che debba sconvolgere chiunque, perché Alessandro Serenelli, che tra l'altro era presente nel 1950, la canonizzazione vicino alla madre di Santa Maria Goretti, quindi pensate quali grandi opere che fa il Signore, lui scriveva, dice, la cosa che mi ha lasciato e che non mi dimenticherò mai è che mentre io infierivo a colpi di coltellate, a colpi di punteruolo, questa povera ragazzina, che mi diceva in quel modo, non si fanno queste cose, tu vai all'inferno, quella era analfabeta Santa Maria Goretti, quindi analfabeta nelle cose umane, ma era plurilaureata nella scienza di Dio, dice questa, anziché pararsi i colpi, perché insomma se ti stanno dando una coltellata normale che le braccia cercano in qualche modo di fermare i colpi, lei era immobile, cioè non tanto le mani sulla gonna perché non le alzasse. Lei, mentre io la stavo macellando, non aveva altro pensiero che tenersi giù le vesti. Pensate un po', pensate un po', cioè, adesso insomma, anche in giro insomma, per le chiese, anche a Roma, dovunque, insomma, si vedono delle cose che fanno proprio capire, ti fanno anche pena perché le persone non si rendono neanche conto, cioè vivono queste assolute, insomma, brutture e immodestie come delle cose assolutamente normali. Se vi ricordate, per esempio, quando abbiamo celebrato il Sacratissimo Cuore che c'era a Messa, che abbiamo recitato l'atto pubblico di riparazione scritto da Papa Pio XI, tra le varie riparazioni fatte al Sacro Cuore, se vi ricordate, c'era quella per la bruttura e le brutture e le immodestie dell'abbigliamento, che non se ne può proprio più, capite? Cioè, siamo adesso veramente giunti a dei livelli che diventa molto molto difficile tornare indietro, a meno che non ci sia qualche persona coraggiosa, perché vedete, e concludo, quando le cose degenerano, cioè ti sembra, tu vedi, ma come facciamo a tornare indietro? Allora, noi abbiamo un grande esempio, dice, proprio dalle origini del cristianesimo, noi abbiamo il cristianesimo che ha vinto contro l'impero romano, ragazzi, ha fatto la scalpa romana, e come ha fatto? Come hanno fatto i cristiani? Hanno fatto la rivoluzione? No. Hanno fatto il colpo di Stato? No. Hanno sommessi a imporre la propria fede? Assolutamente. Hanno cominciato a vivere da santi, fino in fondo, si sono fatti ammazzare per il Vangelo, continuando a amare, a testimoniare l'accoglienza e la riverenza verso tutti. Ammazza oggi, ammazza domani, ma alla fine abbiamo vinto noi. Capite? Allora, come si cambia oggi che tutto il problema delle mode invereconde, sapete come si cambia? Si cambia quando c'è qualche santa donna, adulta, giovane o anche adolescente, che pur se tutti la piano in giro, capite? C'è il coraggio di sfidarla e dire, bene, prendete pure in giro. Io mi vesto come se veste una figlia del Dio, d'accordo? Non ostento le mie cose in giro a destra e a manca, perché il corpo è il tempio dello Spirito Santo, d'accordo? Se c'è un marito, come vede mio marito, e per gli altri deve essere mistero, cioè adesso il mistero. Non lo sanno come, d'accordo? Perché noi ci proponiamo per le altre persone, specialmente le donne, non come è intervenuto anche, credo, il Papa nei giorni scorsi, questa continua mercificazione di un corpo da utilizzare come usa e getta. Una donna che fa così, anche se non si rende conto, sta dicendo agli uomini, io ho solo questo, e gli uomini cosa opinano? Ma la bellezza della donna non è il corpo, la donna ha una bellezza che sta dentro il cuore. Sono le anime delle donne le cose più belle che esistono, ma le anime delle donne devono essere presentate. Se tu ti vesti santamente, tu stai diventando un'altra persona, non è importante l'esterno, sono importante io, cioè la donna è bella perché è donna, per quello che è e per quello che ha, non per quello che mostra, capite? Quindi quando cambieranno queste cose, dici, come ti metti a farlo? Cioè, non possiamo vincere, ormai è dilagante, non è vero. Il cristianesimo ci ha insegnato quante persone hanno cambiato il mondo, quanti erano gli apostoli? Erano 12. Quante lauree ci avevano in teologia gli apostoli? Erano laureati in teologia? No. Come hanno fatto a cambiare il mondo? Hanno fatto un'impresa data folli, sono andati in 12, sparpagliati in tutto il mondo, che è successo? Abbiamo visto che è successo. Quindi non dobbiamo avere paura. Ecco, il mondo si cambia, sapete, cambiando noi stessi. Mano a mano che le persone a livello interiore interiorizzano e cambiano vita, fanno già una grande cosa, perché poi si innesca l'esempio, la testimonianza, perché chi te prende in giro, anche quando uno c'ha la fede, te prende in giro sul momento, ma poi quando torna a casa ci pensa e dice, fammi capire, ma sono scemo io o scemo lui? E questo dubbio gli rimane nel cuore.
C'ha ragione lui o c'ha ragione io? Davanti mi fanno una faccia, fanno i gradassi, fanno gli splendidi, tutto quello che ti pare, ma poi ci pensa. Capite? La nostra forza è una sola, è la forza del Vangelo, è la forza della fedeltà al Vangelo e ai suoi valori, anche quando dobbiamo pagarne lo scotto in prima persona. Cristiani e cristiane coerenti e fedeli cambiano il mondo, l'hanno cambiato ieri, lo cambieranno oggi e lo cambieranno sempre. Crediamoci, fratelli e sorelle carissimi, perché è così, noi siamo sicurissimi che è così. Affidiamo Maria Santissima la nostra vita cristiana, anche il nostro coraggio nel testimoniare questi valori come la purezza, la virginità e la modestia, che sono carissimi alla Madonna e che tutte quante le anime che si professano devote alla Madonna devono avere particolarmente a cuore, senza avere paura di apparire retrogradi, perché noi non dobbiamo vergognarci di essere cristiani. Dobbiamo vergognarci di essere ladri, disonesti e peccatori, non certamente discepoli fedeli di Gesù e di Maria. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.